Cari telespettatori, ben ritrovati a Conoscere i funghi. Ci troviamo in un boschetto di latifoglie. Abbiamo incontrato una manita di cui abbiamo già avuto modo di parlare in occasioni precedenti. Ma essendo una manita mortale, è il caso di riparlarne anche in questa occasione. Amanita phalloides è il nome scientifico. Ha una colorazione verdastra, verde-giallastro, con una cuticola asciutta che è però disegnata da sottilissime fibrille nerastre. Il margine tendenzialmente è più chiaro e sotto il cappello troviamo delle lamelle bianche, fitte, libere al gambo. Il gambo si presenta cilindrico, leggermente ingrossato alla base, dove diviene bulboso e avvolto da una volva membranosa. Presenta sulla parte alta un anello a gonnellino membranoso piuttosto evidente. La colorazione di questo fungo è molto variabile. Il cappello può essere con colori carichi come in questo esemplare, ma anche molto più pallido come in questo giovane esemplare ancora sul terreno, talvolta addirittura quasi biancastro. Anche il gambo, a seconda di quanto luce abbia preso, può diventare grigio verdastro, simile al cappello, oppure rimanere bianco se non ha ricevuto luce. La carne è perfettamente bianca, è inodore, un lievissimo odore fungino, non ha odori o sapori sgradevoli. La tossicità di questo fungo è molto elevata perché le tossine, una volta ingerite e digerite, passano in circolo e vanno a danneggiare il fegato, compromettendo completamente la funzionalità di questo organo. L'avvelenamento compare già dopo 6-8 ore dall'ingestione e quindi fa parte delle sindromi a lunga incubazione ed è sicuramente un avvelenamento molto grave. In caso di avvelenamento è bene recarsi subito al pronto soccorso e possibilmente dare gli indizi utili al medico per individuare la specie ingerita. Se preso in tempo, questo avvelenamento permette di salvarsi, altrimenti se passano troppe ore dall'ingestione la vita può essere compromessa. Come dicevo, è una specie mortale. Quindi imparare a conoscere questo fungo è fondamentale per un raccoglitore di funghi ed è bene quindi imparare a guardare e osservare tutti i particolari. Ricordiamoci che questo fungo cresce solamente nei boschi di latifoglie, anche nei boschi misti, ma devono esserci delle latifoglie presenti. Abbiamo conosciuto in questa occasione Amanita phalloides, una specie velenosa mortale molto molto diffusa nel nostro territorio, ed è tutto per oggi, ci rivediamo con una nuova specie.